Si è tenuto ieri sera un incontro tra il governo e i sindacati sul cuneo fiscale, un argomento che ha toccato anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi in occasione dell'assemblea di Indicam, l'istituto centro marca per la lotta alla contraffazione. Ilaria Tettamanti. 4 miliardi per il cuneo fiscale, bastano? Ma se fossero 8-10 sarebbe meglio. Dove consiglia di andare a recuperarli? Questo ci dovranno fare un'analisi. Io comunque rimango dell'opinione che su una pubblica amministrazione che spende annualmente oltre 800 miliardi, con un minimo di spending review si possono recuperare. Senta, Susanna Camusso oggi dice va bene il taglio delle tasse, ma non flessibilità, non ci staremo. Ognuno ha le proprie opinioni. Si è concluso l'affare Finmeccanica in Saldo Energia, cosa ne pensa? Sicuramente Finmeccanica è un grande patrimonio del nostro paese, anche in termini di tecnologia, è una delle aziende di tecnologia avanzata del nostro paese, quindi tutto quello che serve a stabilizzare l'attività delle aziende di Finmeccanica, ben venga, insomma. Come abbiamo detto tante volte, l'importante è che la testa e le braccia delle aziende rimangano in Italia. All'Italia? Tema molto complesso. Credo che il trasporto aereo sta soffrendo in tutto il mondo, voi lo vedete, tutti i giorni ci sono compagnie aeree che vanno in difficoltà, eccetera. Quindi se si può mettere mano a un progetto di medio-lungo termine strategico per il Paese, personalmente sono a favore.